Questa è la Jeep Avenger, carattere da vendere, americano ma disegnato a Torino, dimensioni compatte poco più di 4 metri, interni high tech ma che badano al sodo e sotto al cofano un 1200 benzina da 100 cavalli. Ecco, questa era solo la presentazione, ma per scoprire tutti i dettagli, come è fatta, come va e soprattutto perché comprarla e perché no, dovete guardare tutto questo video, ma prima iscrivetevi al nostro canale YouTube per rimanere aggiornati su tutte le novità e le prove. Fatto? Bene, cominciamo! Fuori com'è? 15 cm. E quanto separa l'Avenger da quella che fino al suo arrivo era la più piccola in gamma, cioè la Renegade? È basata sulla piattaforma CMP2 del gruppo Stellantis, mentre lo stile per certi aspetti è completamente nuovo rispetto alle altre Jeep, specie al frontale con le sette feritoie chiuse e soprattutto lo sguardo moderno e arrabbiato. Dietro, allo stesso tempo, il montante a pinna richiama quello della Compass, mentre la X interna ai fanali ha la Renegade, appunto. Insomma, il mix è molto più che riuscito, con le linee che comunicano un bel senso di robustezza messo in mostra grazie anche ai passaruota squadrati e alle protezioni in plastica grezza tutto intorno alla carrozzeria. I cerchi vanno da 16 a 18 pollici, come quelli che vedete. E poi, essendo una Jeep, non possono mancare tutti i vari easter egg, cioè le sorprese nascoste, come la coccinella sul tetto, a mo' di portafortuna, il frontale della Willys nella griglia in basso, le coordinate di Torino, dove è stata progettata appunto sul coperchio del radar anteriore, e un bambino che, alla base del cristallo, col telescopio guarda le stelle che stanno dalla parte opposta. E dentro? La più piccola tra le Jeep, sì, ma non se si parla di bagagliaio. Con 380 litri di capacità minima fa meglio della Renegade, che si accontenta di 351 litri. Sulla versione top di gamma l'apertura è anche col piede. La soglia è a filo, ma si può posizionare il pavimento a un livello inferiore, oppure sfruttare questo doppio fondo per nascondere la cappelliera. Ancora, il pavimento può aderire agli schienali, che si abbattono in configurazione 60-40 e lasciano un piano quasi del tutto piatto. Sotto c'è ancora spazio poi per la ruota di scorta. Ci sono l'illuminazione a LED e due ganci alti, ma nessuna presa di ricarica. L'accesso dietro non è dei più ampi e una volta a bordo, chi è alto oltre 1,90 m come me non ha tanto spazio per le ginocchia se il guidatore ha la stessa altezza. Invece per la testa nessun problema. Al centro la seduta è piatta e il tunnel abbastanza pronunciato. C'è una presa di ricarica USB-C e sul cielo le luci a sfioramento sono un tocco curato, ma mancano le comode maniglie. È fatta bene? Anche dentro si ritrova un senso di robustezza grazie a questa fascia colorata che corre per tutta la larghezza della plancia. La sensazione è quella di un abitacolo pratico e moderno. L'inserto centrale può essere giallo sull'allestimento Summit oppure grigio satinato o nero, e l'atmosfera è arricchita dall'illuminazione a LED con 8 colori tra cui scegliere. I materiali sono tutti rigidi, sia nella parte alta dell'abitacolo che nella zona del tunnel, così come sui pannelli porta. Pratica la tasca orizzontale a metà plancia con fondo gommato che si rivela preziosa nella vita di tutti i giorni. Il cassetto anteriore con apertura frenata è profondissimo ed è bello sfruttabile anche il vano davanti al cambio, compresa 12V, USB e USB-C e anche ricarica wireless per il telefono quando prevista. Il portabicchieri è regolabile con delle paratie removibili e c'è ancora altro spazio sotto al bracciolo, regolabile in lungo, nel pozzetto con fondo zigrinato. Il climatizzatore monozona si può regolare anche col touch, ma la pianola di comandi sempre a portata di mano è molto più ergonomica. Come funziona l'infotainment? Lo schermo centrale ha sempre una diagonale da oltre 10 pollici e ospita un sistema di infotainment tanto semplice e reattivo nell'utilizzo quanto completo. Si personalizzano facilmente le schermate facendo drag and drop come sugli smartphone, mentre il tasto home è fisico e sempre rapido da trovare. Il sistema resta aggiornato tramite la connettività alla rete e al wifi e, a proposito, Android Auto ed Apple CarPlay sono wireless. Le mappe embeddate invece sono di TomTom e la navigazione, che può contare anche sui punti di interesse, appare anche nel cruscotto digitale, che ha una diagonale diversa a seconda dell'allestimento. La strumentazione offre diverse schermate ed è personalizzabile nei colori. Se ho dei bambini? Il seggiolino entra giusto giusto e gli attacchi ISOFIX si trovano molto facilmente nascosti da una pratica zip. Ci sono delle tasche foderate dietro agli schienali e i finestrini scendono del tutto. Dietro il nostro passeggino entra bene o male in ogni posizione, basta giocare col doppio fondo. Com'è da guidare? La Avenger è davvero un'auto molto intuitiva, ci entri
subito in confidenza e sembra quasi di averla guidata da sempre. Questo grazie a un mix di elementi, come una posizione di guida tutto sommato ben rialzata, una ottima percezione degli ingombri grazie alle forme regolari e poi alle dimensioni compatte, giusto dietro il montante si allarga un po', e più in generale grazie a una morbidezza nella taratura di tutti i comandi. La versione che sto guidando io poi è dotata anche di retrocamera, che ovviamente dà una mano in fase di manovra, e anche di vista aerea, che però, non sfruttando telecamere perimetrali, più che altro è utile per infilarsi nei parcheggi. Lo sterzo è molto leggero, eppure preciso, comunicativo, ma soprattutto il cambio manuale a 6 rapporti è soffice negli innesti. È veramente un piacere da usare perché le marce entrano con facilità e senza mai una resistenza. E poi se ci aggiunge una frizione leggera anche lei, ecco che anche in coda o nel traffico non ti stanchi. Tra l'altro, a proposito di traffico, grazie a quella intuitività, agilità di guida che dicevamo, puoi svicolare, che è un piacere, contando poi sulla reattività e la prontezza di questo 1200 3 cilindri turbo benzina da 100 cavalli e 205 Nm. Al contrario, se te la vuoi prendere comoda, grazie poi ai primi rapporti ravvicinati, è anche bello elastico e dunque a 50 orari puoi già mettere la quinta e viaggiare con un filo di gas a 1300 giri. Con la modalità di guida eco la potenza è un po' tagliata, chiaramente, ma resta più che sufficiente per la guida in città, dove tra l'altro mi ha convinto anche la capacità di assorbimento delle sospensioni, che soltanto sulle irregolarità continuative, come per esempio il pavé, fanno filtrare un po' di vibrazioni all'interno dell'abitacolo. Invece le singole asperità, come ad esempio i tombini, invece sono gestiti in maniera molto molto buona. A proposito, su questa versione gli pneumatici sono 215/55, quindi con una spalla tutto sommato generosa, su cerchi da 18 pollici. Questo stesso assetto non fa coricare poi l'Avenger quando si alza il ritmo sulle curve veloci, ecco dove magari però la demoltiplicazione dello sterzo si fa un po' eccessiva. A quel punto meglio passare alla mappa sport, così lui si irrigidisce e tu la senti meglio tra le mani. Poi il 1200 tutto sommato è ben isolato, sì, si percepisce un po' in abitacolo ma non risulta mai fastidioso. Quindi in extraurbano l'Avenger sa essere agile, reattiva e prevedibile, persino divertente. In autostrada a 130 orari dagli specchietti retrovisori si sentono dei frusci aerodinamici, ma in realtà niente che non ti aspetti e soprattutto che non sia in linea con la categoria di quest'auto. Infine, per quanto riguarda il fuoristrada, c'è l'Hill Descent Control, quindi il limitatore di velocità in discesa, e poi tre mappe di guida dedicate, neve, fango e sabbia, che vanno a ottimizzare una trazione che comunque è soltanto sulle ruote anteriori. Comunque l'altezza da terra non è niente male, 20 cm, praticamente la stessa della Renegade, e poi ci sono dei buoni angoli di attacco, dosso e uscita, 20, 20 e 35 gradi. Quanto consuma? In città si fanno 13 km al litro, in extraurbano 21 km al litro e in autostrada invece 13 km e mezzo al litro, dunque la media è di quasi 16 km al litro, cioè 6,3 litri per 100 km. E la sicurezza? L'Euro NCAP al momento di questa registrazione non ha ancora effettuato i test sulla Avenger. Non appena disponibili, trovate i risultati su motorone.com. Per quanto riguarda l'ausilio alla guida, ho trovato furbo il fatto di dedicare un tasto sulla plancia per richiamare il menu dei vari dispositivi e poi la possibilità di salvarne alcuni in una schermata dedicata, come fossero dei preferiti, per poterli poi disattivare in pochi passaggi. Comunque anche i dispositivi principali, quelli che si usano poi nella vita di tutti i giorni, sono facili da azionare grazie ai tasti dedicati e belli grandi sulla razza sinistra del volante. Mi è piaciuta poi la possibilità, grazie al tasto OK, di regolare il cruise control adattivo a seconda dei limiti di velocità che il riconoscimento dei segnali stradali ha identificato. Funziona bene anche il mantenitore attivo di corsia, però non ha la funzione di centering, quindi sì, tiene l'auto al centro della corsia anche in maniera piuttosto efficace, però con quell'effetto ping pong tra le strisce. Infine, i fari sono full LED di serie e hanno una bella intensità. Quanto costa? Servono 24.300 euro per l'allestimento Longitude, si sale a 26.300 per l'intermedio Altitude e si arriva a 29.300 euro con il top di gamma Summit di questa prova. Accessori consigliati?
Per 199 euro sicuramente è da prendere la santa ruota di scorta, sempre più rara. Poi in realtà la dotazione si amplia solo attraverso dei pacchetti che variano a seconda dell'allestimento di partenza. Prendendo la Altitude, per esempio, con 1000 euro si ha il pack per i dispositivi di ausilio alla guida, anche con i sensori di parcheggio a 360 gradi, e per 1700 euro l'infotainment pack, con anche l'impianto audio JBL, la ricarica wireless, la retrocamera e l'accesso keyless. I sedili in pelle costano 1000 euro. Difetti? Su un'auto dalla vocazione così cittadina, i sensori di parcheggio, almeno dietro, li avremmo voluti sempre di serie. Invece non è così per l'allestimento d'ingresso. Per chi ha famiglia, poi sui pannelli porta posteriori sarebbero stati comodi dei vani per gli oggetti utili ai più piccoli. La plancia satinata, a seconda della luce, crea dei riflessi fastidiosi sullo specchietto sinistro. Infine, perlomeno al momento di questa registrazione, peccato l'offerta sia limitata e non si possa avere un cambio automatico, una motorizzazione ibrida o la trazione integrale. Quali sono le alternative? La Fiat 600 condivide con l'Avenger la piattaforma e molti dei contenuti che abbiamo visto. La Jeep Renegade invece si può avere anche diesel oppure ibrida, mild o plug-in. E se poi si parla di ibrido, un riferimento della stessa categoria dell'Avenger è la Toyota Yaris Cross, che si può avere anche a trazione integrale. Per razionalità e forme squadrate, anche la Volkswagen T-Cross, aggiornata nel 2023, ha dei punti di contatto, mentre chi invece pensa di fare del fuoristrada anche piuttosto impegnativo può valutare la Suzuki Vitara. E infine, il 2024 è l'anno della nuova Fiat Panda. Certo, un altro posizionamento, ma la stessa concretezza, la stessa sostanza, considerando poi che la Panda diventa un crossover di segmento B. Andate su motorone.com per rimanere aggiornati su tutto. L'Avenger porta Jeep in una nuova dimensione, quella più compatta che c'è, che significa però anche la più ampia se si parla di pubblico. E lei ha tutte le carte in regola per conquistarlo. Si guida bene, è tecnologica e ha tanto carattere.